Sì, mi interesso della sindone da 43 anni, quindi è un amore vecchio, diciamo, ormai, e ho cominciato per motivi scientifici, per i pollini che furono trovati sulla sindone, mi affascinarono, visto che sono laureata in scienze naturali e geologia, e da lì poi ho sempre difeso l'autenticità della sindone, ma non per motivi di fede, ma per motivi scientifici. Poi è chiaro, la fede è qualcosa che si aggiunge perché quello che vediamo sulla sindone richiama fortemente il Vangelo e quindi si diventa paladini di qualcosa che va di sopra di noi. C'è un detto un po' particolare per cui se si assomiglia ad un'anatra, si dice assomiglia ad un'anatra, cammina come un'anatra, starnazza come un'anatra, che sarà un cammello? No, è chiaro che c'è una logica nelle cose, quindi studiando questo telo si arriva a capire che ha veramente avvolto il cadavere di un crocifisso e è una cosa particolare che un crocifisso finisca in un telo pregiato e quindi si arriva poi anche a identificare l'uomo della sindrome come Gesù. In collaborazione anche con Chateau, l'associazione che si occupa dei percorsi sindonici, hai portato avanti la festa della sindone, la festa internazionale della Santa Sindone il 4 di maggio attraverso i canali di Facebook, ottenendo oltre 4.000-5.000 visualizzazioni. Manuela, al volo, 5 motivi per non dubitare. Non si può più dubitare dell'autenticità della sindone, soprattutto per un primo motivo, che è la smentita totale dal lato statistico della non autenticità della sindone a causa della prova del carbonio 14. Cioè nel 1988 la sindone è stata datata al Medioevo con la prova del carbonio 14, ma ormai è risultato, grazie a un articolo che abbiamo pubblicato io e altri tre studiosi, Giuseppe Pernagallo, Benedetto Torrisi e Tristan Casabianca, su Archeometri, la rivista scientifica dell'Università di Oxford. In poche parole, cosa abbiamo dimostrato? Che quel campione non era rappresentativo dell'intero lenzuolo. I tre campioncini dati ai tre laboratori sono disomogenei, quindi non possiamo più dire che la sindone è falsa per la prova del carbonio 14. È stata smentita. Un secondo punto molto importante sono le microtracce presenti sulla sindone. Pollini che esistono, di piante che esistono solo in Medio Oriente, aragonite uguale a quella delle grotte di Gerusalemme, DNA di contaminazione di persone del Medio Oriente e addirittura dell'India. Queste microtracce ci portano in Terra Santa, ci portano quindi a quell'ambiente. Terzo punto molto importante, la somiglianza del volto classico di Gesù a partire dal IV secolo con il volto dell'uomo della Sindone, cioè la Sindone è stato il modello ispiratore degli artisti che hanno osservato la sindrome e l'hanno riprodotta soprattutto nel volto. Perché il volto? Perché la sindrome era piegata in modo da far vedere solo il viso e così nascosta ad essa. Questo è testimoniato, la presenza di un panno con il volto di Cristo è testimoniato addirittura in fonti islamiche, quindi non c'è il sospetto di parte che i cristiani si inventassero le cose che facevano comodo, no. Quindi questo panno che viene portato ed essa da Giuda Taddeo, non dobbiamo dimenticare che nel Vangelo sappiamo che c'è scritto che Gesù viene avvolto in un lenzuolo, questo lenzuolo trovato da Pietro e Giovanni probabilmente fu portato a Efeso e poi a Edessa, da Edessa a Costantinopoli e a Costantinopoli abbiamo un'altra testimonianza importante, quella di Roberto Clarì che lo vede esposto. Abbiamo ancora un quarto punto molto importante che è la presenza di sangue sulla sindone che testimonia che veramente ha avvolto un cadavere. L'immagine è inspiegabile, si spiegherebbe solo con un fiotto di luce che il corpo dovrebbe aver emesso. E arriviamo quindi al quinto e ultimo punto, che è proprio una somiglianza impressionante fra quello che vediamo come torture subite dall'uomo della sindone e quanto descritto dai Vangeli, che arriva all'identificazione dell'uomo della sindone come Gesù. Quindi abbiamo questi e molti altri motivi, ma principalmente questi per dire che la sindone è veramente il lenzuolo funebre che ha avvolto il cadavere di Gesù, quelle poche ore che è rimasto nel sepolcro. So che hai molti altri progetti a breve termine e quindi spero che ce ne parlerai quanto prima. Tutto questo intanto ce lo racconti nel nuovo libro Nuova luce sulla sindone e oggi ai giornalisti intervenuti, Franca Giusti, Circolo della Stampa a Torino. Grazie Manuela. Grazie a voi. Grazie Alessio.